Io ringrazio tutti i per più ragioni messe insieme, per la piacevolezza che hanno saputo dare a questo incontro, per la disponibilità, tanto capito, a darci una mano a collaborare, a diventare se stessi insieme a noi protagonisti di questa avventura, che avventura sotto molti aspetti, ve l'assicuro, affascinante. In genere, per la verità, io vado spesso, non molto spesso, ai convegni, e quando vado ai convegni imparo sempre qualcosa, anche stasera, devo dire. Beh, intanto io ringrazio il dottor Perrone perché ha annunciato un racconto che io dovrei fare di Pulcinella. Questo un po' mi lusinga, un po' mi sgomenta, perché avendo scritto dei libri su Pulcinella, più di uno di 1100 pagine, che comincia dal 600, legge tutto Pulcinella, eccetera, lo presenta per la prima volta al pubblico, non sono napoletano italiano, e allora mi sgomenta. Perciò come faccio a riassumere tutte queste cose in mezz'ora, in un'ora? Dovremmo stare qui tutta questa notte, nessuno ci rimarrebbe naturalmente, forse anche domani. Perciò cerco di dire delle cose essenziali, tenendo conto di questi limiti temporali. Dicevo, ho imparato qualcosa, anche qualcosa di importante. Prima cosa, è il dottor Tullio Ruggeri ha raccontato questo episodio che è molto significativo, emblematico. A volte per capire una cosa, essendo uno è sempre nel dubbio se quella cosa è un fatto marginale o importante, oppure particolarmente emblematico e significativo, rimane sempre in questo dubbio. Però in questo caso, e vi dirò perché, io non sono affatto rimasto nel dubbio. Perché? Perché quello che ha detto il dottore Tullio Ruggero trova conferma in un'infinità di casi che io direttamente ho studiato. È il famoso episodio del piatto. Il piatto. Questa associazione, non so cosa, questa istituzione voleva fare di Pulcinella il simbolo, riassumo, ecco, il simbolo di questa istituzione. Bene. Allora qualcuno, ma possiamo immaginare chi sia stato, il solito direttore, eccetera, o ispettore, invece ha rifiutato perché considera questa cosa indegna di rappresentare un'istituzione quindi culturale. E questo è stato uno dei destini, non l'unico, di Pulcinella. Quello di aver sofferto questa emarginazione come rappresentante della plebe, oppure come simbolo, incarnazione del lato peggiore della napoletanità, cioè della cultura napoletana. Sotto sotto tutto questo è frutto di un'ignoranza storica collettiva, ma sotto sotto c'è anche un discorso politico. Perché? Perché ogni volta che si avvicenda una classe dirigente nuova riscrive i propri contenuti culturali che diventano poi programmi nelle scuole, quelli che voi chiamate programmi scolastici, sono frutti quindi di scelte che hanno fatto le classi dirigenti nuove che siano. E lì cominciano, quando accadono queste cose, le esclusioni, le emarginazioni, quello che è importante, quello che è importante, quello che è minore, quello che è maggiore. No? E allora queste storie hanno colpito Pulcinella in due, tre momenti storici. Uno è stato l'illuminismo, quando l'illuminismo è che nasce, era nata da poco la nazione napoletana e quindi andava riscritto il patrimonio culturale. E quelli che riscrissero il patrimonio culturale esaminarono tutto quello che Napoli aveva prodotto nei due o tre secoli e buttarono via capolavori, gioielli, come Giambattista Basile, apprezzati in Germania, oggi uno dei testi più interessanti della cultura europea, il Cortese, via, robaccia, così vi dicevo. Per fortuna, non buttarono via Pulcinella, che è molto affine, che ha straordinaria affinità, sia col Basile che col Cortese, o con questa cultura particolare, napoletana. Perché? Ma per un puro caso, perché c'era un intellettuale illuminista di grande valore, di grande intelligenza, che era Galliani, che viveva tra Parigi, il quale era innamorato di Pulcinella. Era un Pulcinella rivissuto con spirito borghese, come portatore di una lingua che non era la lingua della plebe, come sosteneva invece un giacobino, oggi diremmo di sinistra, Luigi Serio, morto combattendo in difesa della Repubblica Partenopea, ma era un linguaggio del ceto medio, e che in parte questo è vero, perché il linguaggio di Pulcinella non è propriamente quello plebeo,
così detto, dell'infima classe, dico infima senza alcun dispregio, anzi con grande ammirazione, dell'infima classe sociale di Napoli, ma da quello dei ceti medi di Napoli, dei ceti medi di gusto populista, diremmo oggi, una brutta parola che in fondo non significa niente. Bene. Ora dicevano, ecco, invece ecco, la seconda, e poi ci fu un altro momento neoilluministico, con la fondazione dell'Unità d'Italia, ecco, l'Italia venne fondata, allora i vincitori si sono messi, si univano e stabilivano, ecco, come doveva essere l'istruzione, chi dovevano essere i professori, eccetera. E Francesco De Santis, che era uno di quelli che contavano, una volta diede ai suoi allievi un tema. Ditemi cosa pensate di Pulcinella, anzi ditemi chi è Pulcinella. È un magistrato, un importante magistrato, Giorgio Arcoleo, che ne sparò a zero sul personaggio perché lo identificò appunto con l'ombra della cultura napoletana, quella che poi Jung, il celebre psichiatra, lo identificò come l'ombra, cioè un insieme di caratteri negativi, in questo caso di caratteri negativi di un'etnia, di una popolazione, eccetera, eccetera, no? E lo identificò in particolare con la plebe. Ora, questa cosa significa che all'Unità d'Italia fu fatto un po' male, ormai lo dicono tutti, di qualunque corrente, in maniera diversa, contro un'unità diversa, a volte opposte. Bene. Però qualcuno doveva pagare il fio del fatto che l'Italia era nata male e continuava a non progredire. Allora si individua che cosa? Beh, la plebe. La plebe, poiché Pulcinella un po' arbitrariamente veniva identificato con la plebe, Pulcinella è l'incarnazione del lato peggiore. Diciamo, della cultura napoletana e diventava appunto qualcosa da cancellare. No? Le cose però non andarono come loro sperarono, ecco, perché è vero dove, che Pulcinella non fu un riconoscimento della nuova Italia, però aveva già avuto importanti riconoscimenti all'estero, era già entrato nell'alta cultura europea. E poi sarebbe entrato anche nell'alta cultura napoletana, grazie per esempio a Benedetto Croce, che ha scritto delle cose molto belle quindi, su Pulcinella. Uno di questi suoi saggi dice così: i filosofi napoletani, ecco, farebbero bene a filosofi napoletani, no? Speriamo che non mi sentano oggi, perché qui non ce ne sono, spero. I filosofi farebbero bene a studiare Pulcinella invece di leggere le pagine dei loro colleghi universitari, no? E detto da Benedetto Croce, che non era un rivoluzionario, era una persona estremamente equilibrata, queste cose fanno riflettere. E la storia successiva sì, poi gli ha dato ragione. E da allora, ecco, ma già prima, Pulcinella è entrato degnamente nella più alta cultura accademica, no? E ha meritato saggi che sono tra le cose migliori che questo tipo di cultura quindi abbia avuto fino ad oggi, ecco. Ora, quindi, per questo ci riporta un po' a una ragione, ecco, che sembrerà un po' estranea, invece non è portante estranea, la ragione per cui abbiamo chiamato il nostro comitato pro Pulcinella, cioè pro, a favore di Pulcinella. Questo implica tutto questo discorso che abbiamo fatto finora, perché no? Voi avete mai sentito parlare di un comitato pro Dante? Sarebbe ridicolo a dir poco. Dante non ha bisogno di essere difeso da noi, no? È la figura forse più apprezzata in tutta la cultura mondiale. Però quel pro, a proposito di Pulcinella, ci voleva perché a volte bisogna demolire questo atteggiamento schifiltoso, politicamente sbagliato, quindi ideologico, che ancora divide, ecco, la città di Napoli. Per fortuna adesso la maggioranza è per Pulcinella, però c'è ancora una minoranza. Qualche anno addietro io ho tenuto un convegno al Maschio Angioino sulla figura dell'eroe comico popolare su scala mediterranea, però in effetti vengono tutte le parti del mondo, anche dalla Corea. Bene. Ora, a conclusione, una delle ultime relazioni, ecco, fu tenuta da una professoressa di storia, questa non è una filosofa, una professoressa di storia dell'Università di Salerno. E sapete qual è il titolo? Uccidiamo Pulcinella. Uccidiamo. Quindi nella cultura intellettuale campana napoletana, pure nella campana queste cose non avvengono, ancora considerano questa Pulcinella ancora un elemento negativo, un'ombra della Giacobbe. cultura napoletana, l'ombra, ecco. Giacobbe. E allora
Questo pro lo meritava e merita anche finalmente un riconoscimento internazionale del tipo che noi stiamo chiedendo, per il quale stiamo lavorando, no? Ora, vi ho detto la ragione di questo, ma è una ragione che veramente che ci dovrebbe a dir poco stupire, no? Perché non esistono su scala planetaria, non esistono figure rappresentative di un popolo che abbiano spaccato le città. Gli eroi eponimi oppure gli eroi nazionali uniscono le classi sociali, uniscono, creano coesione perché sono bandiere. Solamente a Napoli c'è stata questa storia, è la singolarità della cultura italiana questa, che c'è un eroe eponimo, paragonabile agli eroi eponimi, Penates, eccetera, che invece di unire, affratellare una popolazione, quindi l'ha divisa. Per fortuna, ecco, i simpatizzanti di Pulcinella adesso si costituiscono la stragrande, quindi maggioranza, e già questa, insomma, è una garanzia di verità, lo dico anche democraticamente parlando. Perciò considero aberrante questi atteggiamenti di una rappresentante, un'istituzione che rifiuta di indicare Pulcinella come un simbolo, eccetera. Sono cose veramente inaudite, no? Ecco per il nostro pro. Perché ancora c'è bisogno, ecco, di trasformare l'atteggiamento di critica anche, o perlomeno associarlo, in un atteggiamento quindi di difesa, no? Ecco, l'altra cosa che ho imparato riguarda invece la zezza, ecco. Effettivamente la zezza è diffusa in tutti i paesi, le città quindi della Campania. Non so se voi la conoscete, è veramente bella. Poi è un fatto rituale, tutta la sappiamo, però vogliamo che si faccia. Bene, no? E secondo me De Simone ha sbagliato due volte, non per chiedere dei soldi. Secondo, vedete che non c'è la versione originale della zezza, non esiste, non esiste, non ci so, perché ogni volta che un gruppo rappresenta la zezza, quella è la storia, è la nascita della zezza. È come se nascesse in quel momento. La critica, non esiste la critica delle varianti, la critica riguarda la cultura scritta, la cultura colta, per cui una attraverso ci sono più copie, no? Un 700, un 600, un 800. Allora si fa il paragone e si costruisce la discendenza. Il testo più antico è quello originale, ma nel caso della produzione di canzoni popolari, questo non ha senso, è scientificamente assolutamente infondato. Questo perché ogni testo nasce nel momento in cui viene eseguito, quindi per la prima volta in quel posto. Quindi loro, per esempio, hanno preso la zezza e legittimamente l'hanno trasformata, hanno aggiunto nello spirito, a quanto ho capito, della zezza, ma questo mi interessa, lo vorrei acquisire questo testo, nello spirito della zezza, perché poi il testo già esiste, le innovazioni, quando sono buone, sono risucchiate dal testo, può accadere anche il contrario, che le innovazioni in qualche modo dilatano il testo, addirittura lo arricchiscono, lo esplicitano le potenzialità. E per questo anche le innovazioni a volte vengono accettate quindi dalla gente. Quindi dicevo, primo, questa storia del testo più antico non esiste, ma secondo, lei lui ha fatto un'operazione intelligente, De Simone, perché? Perché della zezza si dice, non si sa, a Napoli è scomparsa, però si sa che è nata a Napoli, ma così intuitivamente diciamo che è nata a Napoli, perché risente, come lui stesso lo spiega, perché ci sono dentro elementi della musica colta, più che colta, semicolta artigianale. Quindi la zezza è nata a Napoli, per opera della plebe, sì, cioè per opera è popolare, ma anche perché gli elementi musicali vengono, ecco, dal ceto dei musicisti, dei musicanti, che appartengono naturalmente alla cultura, quindi colta o semicolta. Bene, e in questa forma, che non è interamente popolare al 100%, è in questa forma che si è diffusa nel resto della Campania. Personalmente io sono d'accordo, anche perché un'ipotesi non è fondata, intendiamoci, non ci sono documenti. Però è che credo che sia così, perché effettivamente ci sono elementi colti nella zezza ed è giusto che abbia fatto questa analisi. Bene. Ma dov'è che sbaglia? Sbaglia nel fatto che lui non conosce il testo scritto dai musicisti della zezza. È soltanto una sua ipotesi. Nemmeno lui conosce questa fantomatica stesura originaria della zezza, che dovrebbe essere quella dei musicisti, ecco,
che la prima volta hanno preso il testo popolare e l'hanno riplasmato secondo queste caratteristiche, e poi sono rimaste diffondendosi nel resto della Campania. Quindi, in effetti, questo testo originario su cui lui ha fondato la sua ipotesi, ha fondato la sua ipotesi su questo testo originario, però questo testo originario scritto non esiste, non è mai esistito. Le prime testi scritti sono quelli dell'Ottocento, compreso quello di Benedetto Croce, per esempio, no? Ma sono senza musica. Quindi l'idea è che questo testo scritto musicato, quindi è una sua ipotesi, tra l'altro a me piace, perché sono convinto che abbia un fondamento di verità, ecco. Ma importa, però tutti sai, ma no, questo non legittima a dire io possiedo il testo originale. Noi avremmo dovuto dire, guarda, il testo originale, fermo restando che non esistono testi originali in senso assoluto, che non esiste, quindi non esistono. Questo è, e di questa acquisizione io vi sono grato, e quindi adesso passo a dirvi che cosa stiamo facendo, perché siamo qui, eccetera, eccetera. E siamo qui io, come presidente di questo comitato Pro Pulcinella, insieme ad amici che hanno aderito, come cofondatori e partner, ecco, per raccogliere il vostro consenso, ecco. Non è semplicemente per democrazia, ecco, non si tratta soltanto di questo, è perché. Se noi partiamo dall'assunto che Pulcinella incarna uno spirito, lo spirito di una regione, possiamo anche dire lo spirito di Napoli, no? Perché senza offesa per nessuno, perché Napoli effettivamente ha riplasmato la provincia. La provincia ha riplasmato la città. Pensate, pensiamo a Cafone, che rappresenta la comicità del villaggio, però fatta ad uso dei cittadini, tanto per dire, no? Per dire. Questi rapporti tra Napoli e la provincia sono rapporti strettissimi, sono rapporti di dare e avere importantissimi. Normalmente si dice napoletano per indicare campano, ecco. Però questo andrebbe precisato, sia ben chiaro. Per esempio, attualmente Pulcinella non è presente soltanto, Pulcinella è presente in una 20, in 20 o addirittura 30 generi letterari e musicali, poi di questo ne parliamo se ne mai tempo. Va bene. Però, per esempio, nel Carnevale non c'è. Nel Carnevale Pulcinella è presente nella Zezza, nella vecchia O Carnevale, la vecchia quindi del Carnevale, nel rito dei mesi, eccetera, in alcune mascherate, in alcune processioni, ma a Napoli tutto questo non esiste più. Quello che Napoli ha prodotto sopravvive in provincia, ma non sopravvive a Napoli. Viceversa, ecco, a Napoli, ecco, c'è ancora, sia pure residualmente, un teatro di attori, e ci sono anche dei buoni attori, no? E anche buoni come diciamo, autori anche di teatro, che però in provincia non sono più conosciuti, tanto per dire. Quindi c'è, come dire, le due cose vanno insieme, ma anche in maniera un po' diversa. Non c'è tempo per dire in che modo, eccetera, eccetera. Bene. Ora dicevo, a proposito poi quell'altro elemento che è uscito fuori, sì, voi ho sentito ripetere più volte che Pulcinella è ambivalente, rappresenta il meglio e il peggio. Ora una spiegazione ci deve pure essere a tutto questo, no? E una spiegazione potrebbe essere questa, no? Vedete, Pulcinella rappresenta, come tutti gli eroi, no? Incarnazione dei popoli, che rappresentano, ecco, il lato migliore di una cultura, il lato migliore di una cultura, quindi cultura in senso antropologico, in senso intellettuale, anche se è difficile distinguere tra un livello e l'altro, se è ben chiaro, no? Ma adesso non è il caso di affrontare questo grosso problema. Bene, ma basta questo. Noi sappiamo quanto la cultura ufficiale sa essere limitata, in certi casi ingannevole. Bene, allora l'incarnazione di un popolo che vuole essere veramente tale senza mentire, senza nascondere, senza mistificare, deve rappresentare il bene e il male. Il bene e il male, il giorno ma anche la notte, perché anche il male fa parte dell'umano e non si può nascondere a vantaggio della luce, perché quella luce illumina il male e il male getta il suo riverbero sulla luce. La vita è fatta così, è una totalità. L'artista che rappresenta una cultura la deve rappresentare totalmente, totalmente. Ma perfino nel teatrino di Burattino e Marionette ci sta Orlando e poi Rinaldo.
Orlando è l'eroe perfetto. L'eroe perfetto. Rinaldo invece che è il malandrino, il vero napoletano. E c'era la folle di Napoli tra 700 e 800, quando assisteva a questi spettacoli, ecco, si erano divisi in due, ecco, quelli favorevano Rinaldo e quelli favorevano Orlando, perché alcuni amavano, ecco, per così dire, il lato solare della cultura napoletana, l'eroismo, la generosità che c'è ed è vera. L'altro invece tenevano conto dal fatto che le leggi della sopravvivenza hanno anche insegnato ai napoletani ad essere furbi, astuti. Sintetizziamo una parola che è bella e brutta insieme, malandrini, malandrini. Il popolo ha messo. E di solito a volte si scontravano questi due là, ed era uno scontro tra due aspetti della medesima cultura, perché entrambi erano veri, veri. Non sono contraddizioni queste di Pulcinella, non sono contraddizioni. È che l'eroe popolare deve essere universale, non può rappresentare una metà della vita. Naturalmente, e anche questa è una strategia comunicativa veramente sofisticata, perché la cultura napoletana, quella che non è intellettuale, se, a parte il fatto che questa è anche intellettuale, tra l'altro, no? Ha le sue sofisticazioni. Vedete, in questo modo, ecco, quando Pulcinella, ecco, si sacrificava, per esempio per i bambini, specialmente il Pulcinella di fine 800, è una figura sacrificale, quindi buona, che dà tutto quello che ha, e affronta anche la persecuzione, a volte la morte addirittura, no? Allora va bene, ecco. Poi però quando Pulcinella invece, quindi si arrabbia, quindi ammazza il nemico, bastona, eccetera, eccetera, cioè quando non è più quello che è bastonato, ecco, ma è il bastonatore, allora come si spiega tutto questo? Ebbene, c'era un mito che diceva che Pulcinella era nato a Acerra. E allora si poteva sempre dire agli occhi della gente, cioè i napoletani si rappresentavano in un modo e nell'altro, perché era una cosa e l'altra, il bene e il male. Però quando si rappresentavano come incarnazione dell'imperfezione o della violenza, eccetera, potevano sempre dire: non siamo stati noi, è stato Pulcinella l'Acerrano. Ma non è stato Pulcinella l'Acerrano, perché erano stati loro, erano loro. Ecco perché Pulcinella ha due patrie. E la filologia questo non ha saputo spiegare in 200 anni di studi, ecco, 200 anni di studi, non ha saputo spiegare perché la disciplina sono sempre parziali e separate, perché la filologia non fa i conti con le altre discipline, in questo caso con la psicologia, perché la psicologia ci insegna questo: quando un popolo riflette su se stesso, esprime un'immagine di se stesso, quando questa immagine, poi al tempo stesso emerge il negativo, l'ombra. E allora ha bisogno di proiettarlo all'esterno. Ecco perché Pulcinella ha due patrie, per così dire. E la seconda patria serve a liberarsi, ecco, dal rimorso, ecco, di essere quella patria, di essere loro, quello che invece attribuiscono agli altri, ai villani di Acerra, quindi, eccetera. Altrimenti come l'ho spiegata? Avete un'altra spiegazione? Per dirmi che Pulcinella ha due patrie? Io ho trovato questa e credo che rientri in uno dei meccanismi fondamentali del comportamento umano. Cioè noi, quando riflettiamo su noi stessi, non possiamo fingere di essere totalmente l'incarnazione di uno spirito ideale, uno spirito. Allora diciamo, se quando emerge qualcosa di noi, noi cerchiamo di proiettarla fuori, quindi su altri. In questo caso, una cultura, una cosa proiettata il lato ombroso di se stesso nella figura di Pulcinella. Bene, questo allora, non mi fate perdere il filo, non so quanto tempo, non so quanto tempo ancora ho, però non mi vorrei annoiare. Ecco, torniamo diciamo, all'UNESCO. Perché questa idea dell'UNESCO? Perché avendo come è venuta? Perché avendo studiato Pulcinella, io ho visto che Pulcinella è un caso a sé nella cultura mondiale, in questo senso. E Pulcinella non è soltanto napoletano. L'ultimo convegno che ho tenuto con l'Università di Salerno, che ho tenuto però a Maschio Angioino, portava questo titolo: Il mondo è pieno di Pulcinelli. Se per esempio voi andate in Persia, ecco, nell'Iran, lì c'è un eroe che somiglia moltissimo a Pulcinella, che ha preso molte cose da Pulcinella, si chiama Pallavan Cachal.
Solo che lui ha la testa pelata, Buscema, no, i suoi nemici di Buscema sono molto simili ai suoi, eccetera, e il comportamento suo è irregolare, un permafrodito, eccetera, eccetera, e quello di Pulcinella, eccetera. Non sappiamo se ci sono stati contatti, influenze, quindi, eccetera. Non lo sappiamo, ci possono essere stati o non ci possono essere stati. Queste figure nascono in tutte le culture, ecco, perché tutte le culture hanno gli stessi problemi, rappresentare se stessi, e lo fanno in quel modo che abbiamo Ognuno ha detto. le sue pulcinelle. Va bene? Esatto, è così, eh. Ora dicevo, non mi fate perdere il filo, allora no, la colpa è mia. No? Allora, dicevo, ho fatto questo convegno in cui si parlava, il mondo è pieno quindi di Pulcinelli. No? Bene, nel senso che non è che Pulcinella è girato per il mondo, sì, ha girato per la Francia, per la Germania, no? Per la Spagna, e lì ha lasciato di sé, ecco, quello che rimane in Francia, in Polichinelle, perfino il nome, in Inghilterra è quello che rimane in Punch. No? In Inghilterra, in Spagna, quello che rimane in Don Cristobal, ecco, sono tutte figure che hanno subito l'influenza di Buscema e poi sono integrate nella propria cultura, sono diventati altro rispetto quindi a sé. Beh, ma indipendentemente da questi rapporti, ripeto, tutte le culture hanno figure quindi similari. E per capire, ecco, e per capire Pulcinella bisogna partire da lì, ecco, perché Pulcinella non è un caso napoletano. E vedete come il provincialismo di queste divisioni tra pro Pulcinella e contro Pulcinella sono provinciali, sono fatti unici, non hanno riscontro verso le altre culture. In tutte le culture o c'è l'eroe popolare oppure non c'è, ma se c'è è quello che appunto. In quella mescolanza che abbiamo detto, no, di luce e di ombra, rappresenta la cultura, quindi compatta, una sorta di bandiera. E quindi, ecco, partendo da questo giro attraverso il mondo, tornavamo a Pulcinella per dimostrare, ecco, il provincialismo di questi, diciamo, di certi comportamenti, quindi atteggiamenti. E pare che, ecco, abbiamo vinto su questo piano, perché adesso le persone che ancora dicono. C'è anche qualche romanzaccio che gira, uccidiamo Pulcinella, eccetera, non ha più molta credibilità, per esempio, per fortuna, ecco. Quindi per fortuna si comincia a vedere in un'altra ottica, intendiamoci, non perché noi amiamo i vizi di Pulcinella, il discorso è un altro, sarebbe semplicistico ridurre a questo, ma semplicemente perché accettiamo la lezione di verità che con tutte le strategie e le ambivalenze questo personaggio ha rappresentato, e proprio perché l'ha rappresentato meglio di altri. Perché? Perché di Pulcinella si sono occupati, ecco, figure come, a parte quelle nazionali come Benedetto Croce, ma anche figure come Jung, ecco. Jung è il più grande fondatore della psicanalisi junghiana, per esempio, ecco. E un suo discepolo ha scritto un saggio meraviglioso, proprio il saggio sul simbolismo, ecco. Lo ha scritto studiando Pulcinella. Questa è una cosa che poco sanno. Perché l'ha pubblicato nel 17 a Londra, quindi in inglese, in italiano è stato tradotto solamente nel 1970, quindi per la verità, e da allora hanno cominciato a fare qualche osservazione, eccetera.